Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale Gabri Pesca. Oggi finalmente mi ritrovo in fiume, in uno spot nuovo, bellissimo, dove mi ci ha portato Andrea. Non conoscevo questo spot, o meglio, lo conoscevo in parte, conoscevo la parte più a valle, ma ora siamo venuti all'incirca a metà della lama e sto punto è veramente una figata, veramente, veramente bello. Spero che oltre a essere bello sia anche redditizio, ma quello lo scopriremo durante la giornata. Detto questo, stiamo pescando in punti differenti. Una canna io l'ho messa in acqua profonda, mentre l'altra l'ho messa in acqua bassa. Non conoscendo lo spot, ho preferito appunto differenziare i punti in cui ho calato l'innesco per vedere dove i pesci girano in questo momento. Speriamo che più tardi arrivi qualcosa davanti all'obiettivo. A dopo, ragazzi. Ed eccovi a voi Andrea. Prima era impegnato nella pasturazione, quindi non era presente nell'introduzione. Che dire, siamo arrivati a metà giornata e purtroppo le nostre canne sono rimaste in silenzio. Gli spot sembrano essere buoni, ma al momento non stanno dando risultati, probabilmente il pesce è da un'altra parte della lama. Speriamo che prima della nostra fine sessione girino sopra i nostri inneschi, così magari forse avremo una partenza. Questo è quello che ci auguriamo. E niente, non ci rimane altro che continuare ad aspettare. A dopo. Ed eccola ragazzi, la tanto desiderata carpa, una bellissima specchi dal colore quasi arancione, veramente un bel pesce. Sono contentissimo, taglia media, ma per essere la prima volta che veniamo qui non mi posso proprio lamentare. E calcolando anche il fiume che frequentiamo, io e Andrea, è già un buon pesce. Ora ve la mostro. Saremo sui 6 o 7 kg. Ma non mi posso proprio lamentare. Guardate che codona, che bocca mostruosa. Ve la mostro anche da questa parte perché è veramente bella. Dai, ora la rilasciamo subito. Guarda che schiena, guarda che dettagli. Come avete visto è uscita quella bellissima specchi. Non potevo chiedere di meglio come prima sessione in questo spot. Mi ha veramente affascinato quel ceppo perché era tendente all'arancione, veramente un bel pesce. Speriamo ora che ne arrivino altre, anche se il tempo ormai a mia disposizione è poco, si parla di circa un paio d'orette, però tutto può essere. D'altronde le canne erano rimaste in silenzio fino ad ora, ma poi all'improvviso sono partite, in più anche quella di Andrea ha dato qualche segnale di vita. Speriamo adesso di avere le carpe sotto, così magari ne arriveranno altre a guadino. Dai!
Purtroppo anche questa volta siamo giunti a fine sessione, però non mi posso lamentare, ancora ho in mente quella bellissima carpa che è venuta a trovarci prima e quindi vado a casa pienamente soddisfatto. Però purtroppo oggi non ho molto tempo e nonostante sia solo metà pomeriggio devo proprio scappare. Infatti appena chiuderò il video ritirerò subito le canne alle mie spalle, ma come un po' tutte le volte l'ho lasciate fino all'ultimo sperando in un'ultima partenza. Ma purtroppo al momento non è arrivata, in caso contrario non sarà finito quel video, ma ho paura che dovremmo salutarci. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, di mettere un bel like e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie prossime uscite. Ciao ragazzi, alla prossima!